Allora, bella ragazzi, ora facciamo un'altra novità, un metal detector speciale ad alta frequenza, il Deep Tech Gold Hound, speciale per la ricerca dell'oro, di oggetti piccolissimi, monetine piccolissime, non gli scappa niente. La meccanica è come quella del Deep Tech Vista che abbiamo visto negli altri due o tre video recenti. Qui cambia il tipo di bobina, è stata utilizzata una bobina classica tonda da 11 pollici, c'è sempre la bellissima asta in carbonio, regolabile. Ricordatevi qui la regolazione. Tirate il giusto, la vite sotto e la molletta si chiude senza fare troppo sforzo e l'asta è già bella serrata. Qui c'è la presa bobina. Di dietro abbiamo già visto anche con l'altro Vista X, si svita il tappo, si estrae, si sfila il portabatterie e c'è un portabatterie con che vanno messe 8 batterie stilo tipo AA, doppia A. Questa è la presa cuffia e qui c'è il classico pannello comandi della Deptec. Vedete? In alto a sinistra c'è il controllo rotante, la manopola del gain, della sensibilità. A destra c'è quella del threshold, come vanno regolate, quella del gain si tiene praticamente al massimo con questa in soglia del threshold, poi se scroccola troppo si abbassa un po' il gain, vedete lì c'è anche il puntino rosso della regolazione consigliata, poi alla fine col threshold si va in soglia, non un valore troppo alto, appena udibile, come comunque vedremo dalle prove dal vero. Poi qui ci sono i due volumi, le due manopole del volume del ferro, che avete già visto anche nel Vista X come va utilizzato, tenendo la manopola del ferro quasi a zero, ha una ottima discriminazione. Volume, manopola del volume generale, qui abbiamo la classica manopola della discriminazione e qui abbiamo il bilanciamento del terreno, che come utilizzo e bilanciamento del terreno, questo Vista Deptec Gold Hound si fa uguale, identico al suo collega Vista X. Bene, le regolazioni le abbiamo già fatte, è semplice. E intanto saluto tutti quanti i nostri followers. È semplice, va regolato come vi ho detto, e di bello che questi metal detector manopola hai tutto quanto il pannello comandi sotto controllo, vedi come sono regolate tutte in una volta le regolazioni di questi parametri delle manopole e uno può regolare una o l'altra a piacere senza bisogno di andare a scavallare tanti menu, sottomenu, eccetera. Non avrà il display, però come praticità d'utilizzo è molto comodo. Bene, facciamo i classici video test. Adesso lo metto in soglia. Io lo sapete che li metto sempre in soglia al massimo, così vede uno quello che si porta a casa. Come sapete, i test che si fanno in aria, io li faccio in aria, così l'aria è uguale per tutti e ripeto, uno vede cosa si porta a casa. Ovvio che se uno fa i test nel terreno, in base al terreno che ha, uno una moneta la può rilevare, esempio, in un terreno a 30 cm, in un altro terreno la stessa moneta la può rilevare solo a 15 o a 20, dipende sempre dal terreno. Comunque uno da come vede, come si comporta in aria, si fa già una idea di quello che si comporta anche sottoterra. Allora, con l'interruttore d'accensione lo accendo.
Non c'è bisogno di regolare il bilanciamento del terreno perché il terreno non c'è, siamo in aria. Abbasso un po' il volume del ferro. Volume lo tengo al massimo. Discriminazione, vedete, c'è già il pallino del settaggio consigliato, vedete. Faccio la regolazione della sensibilità, del gain al massimo, ma come ripeto, nei terreni normali e nel terreno dal vero si può tenere anche più bassa. Naturalmente, se avete dei cellulari accesi che trasmettono, vanno in trasmissione, se non volete avere varie radiointerferenze, vi conviene anche chiuderli. Vedete? Con la manopola del threshold, della soglia suono, l'ho messa al massimo e faccio vedere che è troppa alta. E la metto un po' indietro affinché l'apparecchio sia pressoché stabile. Vedete? E così si possono fare le prove. Come abbiamo detto che è un metal detector ad alta frequenza speciale per l'oro, cosine piccole, proviamo con questo piccolissimo crocifissino, piccolissimo, che è di zama, dovrebbe essere di zama ricoperto d'oro. Vedete? Lo segna sui 7 centimetri. Proviamo con questo dadino piccolino. Sempre sui 7 centimetri. Proviamo con questo anellino d'argento. Centimetri. Proviamo coi 20 centesimi. Ventidue centimetri. Proviamo col barattolino in peltro. Guardate quanto è potente, molto potente anche per gli oggetti medio-grandi. E segna sui 45 centimetri. Vediamo la discriminazione con la classica batteria. Vedete? Vedete? Che fa il tono basso perché abbiamo messo il volume del ferro a basso e poi scroccola, startacchia l'oggetto. Quando si comporta con questo segnale qui è segno che è un oggetto da discriminare. Guardiamo anche coi 2 euro. Sentite la differenza fra l'oggetto buono e quello da discriminare di prima. Sui 35-36 centimetri. Proviamo con la chiavetta di ferro. Sentite, quando il ferro è puro, guardate, col ferro puro, sentite? Fa proprio il tono basso.
Ecco, direi che questa è la pinza, la pinzetta, vedete? E anche un oggetto così grande lo sente e lo rileva a tono basso perché è ferraccio. O acciaio, via, è acciaio. Diciamo che l'apparecchio funziona molto bene, è anche potente, alta sensibilità e distingue bene gli oggetti dai metallici ai conduttori. Proviamo col centesimino. Guardate come lo suona bene. Addirittura sui 24-25 centimetri. Riproviamo con l'anellino. Sì, siamo sempre sui 23-24 centimetri e vedete anche come suona bene, come rileva. Come ripeto, coi centesimini sono di ferro di Zama, ma sono ramati, ricoperti ramati, e allora vengono suonati. Se uno elimina dalla ricerca i centesimini, rischia di lasciare indietro anche oggetti più buoni. Un gettone telefonico. I suoi bei 27 centimetri. Bene, come prestazioni abbiamo visto che tira da paura. È un bel metal detector, facile da usare. Il bilanciamento è sempre quello che si fa col Vista X, che abbiamo già visto nell'altro video. Proviamo col barattolo del GPL. E siamo sui 57-60 centimetri. E diciamo che ha, oltre che avere una massima e bella sensibilità anche agli oggetti piccoli, rileva molto bene anche gli oggetti medio-grandi. Pertanto, che abbiamo fatto il video, adesso proviamo a fare la prova al muro a vedere come rileva. Facciamo la classica prova al muro. Guardate, io lo faccio apposta e naturalmente in un tipo di ricerca così gravata, vedete, come accendo l'interruttore della luce va un po' in reazione, giustamente, perché questo è un apparecchio ancora molto stabile e riesce a lavorare ancora molto bene. Ma ci sono dei metal detector che in queste condizioni, addirittura anche utilizzandoli dentro casa, suonacchiano e autopartono da soli, proprio perché in casa, io ve lo dico, io lo faccio, ma in casa non si dovrebbero utilizzare a causa di tutti quanti i radiodisturbi dell'impianto elettrico, delle pompe di calore, dei condizionatori, degli inverter, delle trasmissioni wireless, di tutto quanto quello che ci può essere, che c'è un bailame che uno non se l'immagina. Comunque, anche pur essendo in una situazione così gravosa, l'apparecchio è stabile. Adesso è un ottimo apparecchio. Adesso ho aumentato la soglia del suono, ho aumentato anche la sensibilità, l'ho messa al massimo, perché questa è una prova gravosa. Vediamo come si comporta al di là del muro da 30 centimetri. Guardate qua che roba. Lì c'è l'apparecchio, qui c'è un bel muro di 30 centimetri, ma è di muro di pietra piena, non di pietra vuota dentro, che la pietra vuota dentro c'è l'aria con le intercapedini. Questa è di pietra piena, di mattone pieno, perciò è come un blocco quasi di cemento, e penso che questa sia proprio anche la colonna portante, dove ci sono anche dei tondini di cemento col quale vengono abbattuti molto bene. E il bello è che se guardate le prove e i test nell'aria e li confrontiamo con le prove e i test attraverso un muro da 30 centimetri,
Ormai sembra che sia più potente attraverso il muro da 30 cm di pietra piena che in aria. Con la sua bella stabilità, questo è un metal detector che farà della strada un ottimo metal detector. Ad alta sensibilità, vista Gold Hound, con la moneta da 2 euro. Con tutte quante le perturbazioni elettroniche che ci sono attorno alla bobina di ricerca, dove certi metal detector suonazzano a più non posso, che non si possono accendere in casa, ma anche senza metterli davanti alle prese della corrente, anche tenendoli su un tavolo, e dopo naturalmente e ovviamente viene consigliato di accenderli fuori, in campo aperto, per non avere queste perturbazioni. Questo metal detector, il Vista Gold Hound, si stabilizza e attraverso il muro da 30 cm guarda che roba, qui c'è la bobina, muro di 30 cm, ma la moneta la segna anche vicino al muro, ma io la allontano. La spizzica anche a 6-7 cm più lontano dal muro. Perciò l'apparecchio è buono, sono contento che abbiamo preso la distribuzione di questa ottima marca, che è sempre bulgara, ottimi metal detector, potenti, e se la sgavagnano bene in tutti i terreni. E intanto vi ricordo che se volete iscrivervi nel gruppo Facebook che abbiamo, uno dei più grandi, Amici Detectoristi I Recuperanti Militaria, lo scrivete nella righetta lì di Facebook, Amici Detectoristi I Recuperanti Militaria, ditelo a tutti gli amici, che sono tutti benvenuti e ci si diverte, si mettono le ritrovamenti per l'identificazione, la datazione, tutto quanto, ci sono le novità dei metal detector e ogni tanto qualche foto concorso. Bene ragazzi, il video direi che è stato fatto con molto successo, il metal detector è molto buono, pertanto saluto tutti quanti e al nuovo video, che avremo altri bei video da fare in ricerca vera, test bench, un po' di tutto quanto. Ciao!